Rosa Caracciolo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 16 novembre 2024 su Canale 5, ha condiviso un'intervista toccante in cui ha toccato diversi temi legati alla sua vita e alla sua famiglia. Conosciuta come la moglie di Rocco Siffredi, Rosa si è rivelata una donna forte e coraggiosa, parlando del suo passato e del suo amore per i figli Lorenzo e Leonardo. L'intervista è iniziata con domande sulla sua infanzia e sul supporto mancante dei genitori durante le gare sportive da lei disputate. Un momento particolarmente emozionante è stato rappresentato da un videomessaggio di Rocco Siffredi, che ha dimostrato tutto il suo affetto nei confronti di Rosa. Nel messaggio, Rocco ha riflettuto su come la presenza di Rosa nella sua vita lo abbia trasformato e ha ammesso di averle causato sofferenza. Ha dichiarato: "Spero che noi stiamo insieme tutta la vita, amore, fino all'ultimo momento". Rocco ha sottolineato il valore di Rosa nella loro famiglia, definendola una donna incredibile che ha saputo affrontare le difficoltà sempre con un sorriso. Durante l'intervista, Rosa ha anche ricevuto un videomessaggio dai suoi figli, che l'hanno espressamente ringraziata per il suo costante supporto e per essere una madre sempre presente. Rosa, visibilmente emozionata, ha parlato dell'amore profondo che prova per i suoi bambini, affermando che sono il suo orgoglio e la sua gioia più grande. Ha condiviso il dolore provato nella sua infanzia per la mancanza di sostegno da parte dei genitori nelle sue attività sportive, sottolineando che, a differenza di loro, non ha mai perso un'occasione per sostenere i suoi figli nelle loro gare. Rosa ha dedicato la sua vita a trasmettere ai suoi figli l'amore che non ha ricevuto in passato, e si è mostrata determinata a offrire una presenza costante e affettuosa nella loro crescita. La storia di Rosa Caracciolo, quindi, rappresenta un esempio di resilienza e dedizione familiare, enfatizzando i legami profondi che uniscono i membri di una famiglia.